L'ozio non è il padre dei vizi, anzi è fonte di ispirazione. Lo sa bene Paolo Del Bianco, che ha creato di recente il soggetto di questo nuovo film in dialetto fanese e non solo, La famiglia Ordonselli, che presto debutterà al cinema Politeama, di cui lo stesso Del Bianco ne è regista e produttore, assieme al suo fraterno amico Ortensio Rivelli, che ne ha curato i dialoghi e la sceneggiatura. Sì, abbiamo lavorato un anno a questo progetto, lavorando sodo, duro, ma è stato anche veramente bello, è una bella esperienza e anche molto molto divertente. Noi speriamo anche di far divertire i fanesi che verranno al cinema. Le strampalate avventure di una famiglia molto sui generis, raccontate in chiave retro, strizzando l'occhio ai film anni 50, senza troppi effetti speciali e post-produzione, fatti di campi lunghi e poca macchina, ma molta interpretazione, un po' alla De Sica, Gassman, Fellini, ma anche con l'ironia sempre pacata e la comicità immediata di un Totò. È una barzelletta su tante situazioni fanesi, ma portate in un tempo, in un'epoca che sono assurdi vedersele dette in quelle circostanze. Un cast rodato ed affiatato poi ha fatto il resto, unito all'esperienza teatrale di Rivelli, hanno creato una trama divertente ed ironica che parlerà di Fano e dei suoi problemi senza però mai mostrare Fano, almeno ai giorni nostri. Vi aspettiamo tutti il 26, il 29, il 30, tutti a Politeama per questo bellissimo... Ma Gio, noi ci siamo divertiti da morire, io credo che anche voi vedendoci vi divertirete.